Ciao a tutti, oggi vi porterò con noi in un'escursione all'isola del Giglio. Siamo in macchina che stiamo aspettando il traghetto per andare appunto all'isola del Giglio e ci troviamo a Porto Santo Stefano all'Argentario. Ci vediamo più tardi. Questo è il porto di Porto Santo Stefano, all'Argentario stiamo aspettando il traghetto per l'isola del Giglio. Dopo un breve giretto Giglio Porto abbiamo deciso di andare subito a visitare Giglio Castello, che si trova sulla parte più alta dell'isola ed è circondato tutto dalle mura. Si possono vedere ancora i camminamenti, le torrette di guardia eccetera, però non ci si può salire sopra, quindi si possono vedere solo dal basso. Vi lascio le immagini al panorama e a tutte le immagini delle viuzze che abbiamo ripreso all'interno di Giglio Castello. Ovviamente ci sarebbe molto più tempo da trascorrere, però noi non avevamo tanto tempo perché siamo rimasti sull'isola soltanto un giorno. Eccoci, siamo arrivati all'isola del Giglio, in questo momento ci troviamo a Giglio Castello, vi ho già fatto vedere qualcosina. Stiamo girando per il borgo che è veramente carino, ci sono tutte le vie caratteristiche. E dopo questo breve giro, che comunque è molto piccolo, si trova nella parte più alta dell'isola.
breve visita a Giglio Castello abbiamo deciso di dirigerci al mare e abbiamo scelto di andare a Giglio Campese, che è la località diciamo un po' più turistica, dove ci sono tutte le case, gli alberghi e villaggi turistici, con anche una bellissima spiaggia che tra poco vi farò vedere. E ovviamente all'isola di Giglio ci sono tantissime calette, tantissime spiagge raggiungibili magari anche a piedi dopo alcuni parti di macchina un po' nello sterrato. Noi ovviamente non avevamo tempo, quindi non abbiamo visitato tutte le spiagge, però vi consiglio di andarvi a vedere le immagini online e sicuramente di fare una visita all'isola del Giglio e di soggiornare per più giorni in modo da esplorarla tutta. Eccoci arrivati a Giglio Campese. Come vedete la spiaggia è circondata là in fondo da Punta Faraione e da questa torre che è la Torre Medicea. Noi adesso ci rechiamo in spiaggia, guardate che bella la spiaggetta che abbiamo trovato. La spiaggia di Giglio Campese è molto molto lunga ed è suddivisa in stabilimenti balneari e spiagge libere. Cercatevi il vostro angolo. Ecco arrivato il momento del pranzo, finalmente ci stiamo mangiando un panino con salame di cinta senese pecorino e una bella fettazza di crostata con la Nutella direttamente in spiaggia. Abbiamo comprato tutto nell'alimentari che c'è qui a Giglio Campese. Comunque trascorso il pomeriggio, ormai è già il momento di andare via, mi dispiace tantissimo perché la spiaggia era bellissima.
programma stupendo. Io adesso vi saluto, spero che il tour dell'isola vi sia piaciuto. Si può visitare secondo me tranquillamente in un giorno, però dovete calcolare il costo del trasporto della macchina sul traghetto e del passaggio ponte. Costa circa 130 euro per due persone più una macchina. Quindi informatevi magari su internet, da quello che ho capito conviene fare i biglietti direttamente a Porto Santo Stefano, comunque il giorno della partenza, non compratevi su internet perché ho visto che costano di più. Quindi dopo questi piccoli consigli appunto io vi saluto, vi lascio, mi raccomando come al solito lasciatemi un like al video se vi è piaciuto il video e vi piacciono i video di questa tipologia, commentateci nei commenti e fatemi sapere se vi è piaciuta l'isola del Giglio, se anche voi ci siete stati, e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!